Bentornati nella cucina gargantuesca di Ok, allora, questa volta ha funzionato anche molto bene perché è ordinato per le 7:30, sono le 7:27, quindi hanno spaccato il minuto. Questa sera mangiamo sushi. Ho preso il sushi da Sushi Kur, quindi Sushi Koira, anche perché non c'è moltissima scelta, lo devo ammettere, non ci sono così tanti sushiari e ho il presentimento che non sono persone asiatiche, ma cambia poco perché se lo sanno fare lo sanno fare. Andiamolo a provare, non l'ho mai mangiato prima il sushi qui in Svizzera, ma abituato a prendere, cioè sushi si va a mangiare anche spesso, ho speso per questa mangiata 113 franchi che ho pagato con la carta e ho preso diverse cosine. Pensano che questo ordine è per 4 persone. Vabbè, diciamo che è per 4 persone, no, al massimo per 2, dai. Voglio precisare che questo video non è sponsorizzato da Sushi Kur, ma sono semplicemente cliente. Ho preso una sushi platte, che è per 2 persone, 76 franchi, hotate nigiri, 9 franchi, vajiu nigiri, vabbè, manco l'italiano, so parlare, figuriamoci il giapponese, 17 franchi, e spicy tuna, 11 franchi. Allora, non so quello che sto andando a aprire, ma lo apro. Ha un bellissimo aspetto, ma proprio bello. Che ne dite? L'acquolina. E ora io la salsa di soia come la metto? Allora, vedete, c'è il sushi, poi c'è il wasabi in fondo e c'è quella cosa che serve per pulire la bocca, che adesso non mi viene il nome. E sì, però la salsa di soia dove la metto? Devo trovare una scamotage. Vado a guardare. Ok, l'unica cosa che mi è venuta in mente, la paletta del raclette, però penso che possa funzionare, vediamo. Anche io che non metto mai la tovaglia. Ok, funziona. Ok, allora, come al solito facciamo la nostra storia per Instagram. E salve a tutti amici, questa sera invece ci confrontiamo con il signor Sushi. Vediamo se riusciamo a mangiare tutto. Ok, incominciamo. Banda le ciance, o ciancia le balle. La legna è andata, vabbè. Io non so se le tengo bene le bacchette o le racchette. Buon appetito. Un po'. Come si chiama questo, ragazzi? Non mi viene il nome. Ragazzi, no, non mi viene il nome. Buonissimo. Buonissimo. Su Sushi Kur si può fare un ordine minimo di 25 franchi per la spedizione e come vedete, ragazzi, cioè la quantità di riso è quella giusta, non è troppo. Il pesce c'è, vedete? Vedete? Opla. Mettiamoci un pochino di... Io non li so distinguere, quindi ragazzi non li chiamo per nome. Buonissimo. In tutto dovrebbero essere, mi pare, una cinquantina di pezzi.
Veramente, veramente buoni. Era veramente tanto tempo che dovevo mangiare il sushi. Ne passerà di nuovo tanto prima che lo rimangio. In Italia mi ricordo che con 100 euro di sushi ci mangiavano 4 persone. Eh sì, ragazzi, mi si è proprio fatto bene. Il wasabi, a me piace tantissimo, il piccante ci vado matto, ma il wasabi è proprio quel piccante che ti prende il naso, no? Un po' come la senape, no? Una cosa incredibile, però mi piace. Ok. Buonissimo. Avevo aperto già una birretta, quindi finisco questa birretta e poi prendiamo il vino, però, eh. Ah, buona. Che poi in fondo una chiara semplice è quella che apprezzo più di tutti. Da apprezzare anche il fatto che usano vaschette di cartone e non di plastica, come in Italia. Ok, la prima. Andiamo a aprire la seconda. Ah, che spettacolo. Guardate, sono veramente enormi. Qui non c'è il wasabi, e guardate la differenza, guardate, cioè il riso non è poi così tanto, giusto? Questo dovrebbe essere tonno. Dov'è? Sapore del pesce, ragazzi, buonissimo. Allora, ammetto che per un pasto da solo 113 franchi non sono pochi, ma sono contento di averle spesi. Questo non so cos'è. Poi buono. Io adoro il piccante, ok. È un piccante strano come wasabi. Buonissimo, veramente buonissimo, ragazzi. A Viterbo i ristoranti che fanno il sushi ce ne sono vari, alcuni li abbiamo scartati dopo averli assaggiati perché erano proprio monnezza, perché ovviamente tu puoi sì mangiare tutto e pagare
22 euro, cioè loro per guadagnare cercano di risparmiare il più possibile, quindi poi la qualità ne risente. E si dice che andando in Giappone il sushi è tutta un'altra cosa. Questa è una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare, proprio per assaggiare il sushi com'è, anche perché è un cibo che in Giappone mangiano soltanto in situazioni, in eventi particolari, quindi non è un cibo quotidiano. Lo adoro. Come ti apri? Wow, ragazzi, guardate un po'. Che spettacolo, che meraviglia. Qui c'è la frittata, questo lo riconosco. Buono. Particolare. È già un sapore diverso. Frittata. Ah, ma è penultima scatola. Che cavolo. Buonissimo. Questo è un sapore un pochino più dolciastro. Sì, sì. Ce la faccio a finirle tutte? Che ne dite? Io in genere prendo quella verde, mi pare che sia, che c'è meno sale. Buonissimo, ragazzi, è proprio buono. Ah, questo è quello piccante. Ho veramente paura di farlo cadere. Vabbè, quattro persone, però così morivano di fame. Devi fare due spari poi, no? Che metti quattro bacchette? Questo uno, massimo due persone. Purtroppo siamo arrivati all'ultimo pacchetto. Vediamo cosa c'è di bello qua. C'è un odore di questo, come si chiama? Cavolo, mangiata epica. Con l'avocado, credo. Metti a fuoco. Metti a fuoco. Dai, metti a fuoco. Con l'avocado, credo. E quest'altro col salmone. Sarei veramente curioso di andare in Giappone a mangiare il sushi. Davvero. A voi piace il sushi? Ci sta che non vi piace, eh? Io l'adoro. Non ho neanche finito la birra. Non so se avete contato quanti pezzi sono. Io no. Una cinquantina dovrebbero essere. O 40. Buonissimo. L'ultimo. Mettiamo un pochino di wasabi. Questo è un'esternazza alla salute. Una cosa fortissima. Ok, e come avete visto, mangiare questo sushi non è stato un problema. Sono sazio, però per gola potrei senza nessun problema continuare a mangiare. Chi ama il sushi lo ama.
Poi ovviamente ragazzi, chi lo odia, lo odia. Sicuramente lo metto tra i cibi un pochino più preferiti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su. Se non siete iscritti al canale ragazzi, iscrivetevi. Datemi una mano a far crescere questo mio progetto che si chiama YouTube, che è questo canale su YouTube, anche perché l'iscrizione non costa niente, non vi costa niente. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Voletevi bene, a presto e ciao!